Nella trasmissione di oggi prenderemo un altro aspetto del crogiolo del male. E il crogiolo dello stregone, abbiamo cominciato già a parlarne all'inizio dello scorso anno. In cosa consiste il crogiolo dello stregone? Il crogiolo dello stregone è l'attività che fa l'apprendista stregone, che fanno i pagani per costruire a se stessi. Cioè, siccome la stregoneria e il paganesimo affermano che non esiste una volontà creatrice all'inizio del mondo, ma esiste il mondo che attraverso le sue trasformazioni, le sue scelte, il suo essere divino costruisce la volontà universale, così la vita di ogni essere, l'esistenza di qualsiasi essere, di qualsiasi coscienza, di qualsiasi consapevolezza, è un atto attraverso il quale prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, la responsabilità della propria vita. Allora, per prendersi in mano la responsabilità della propria vita, siccome noi, pensando e partendo dal presupposto che è l'esistente, il mondo che costruisce la coscienza universale, noi siamo responsabili di ogni azione perché per arrivare al meglio alla costruzione della coscienza universale, fare in modo che l'esistenza umana e l'esistenza di qualsiasi essere sia un'opportunità di eternità. Da questo presupposto esiste due percorsi. Il primo percorso è l'attività attraverso la quale un essere umano si sottrae dal dominio assoluto del Dio padrone, dall'educazione cattolica, dall'assoggettamento, dall'essere messo in ginocchio, dall'essere costretto a pregare. Per sottrarsi da questo abbiamo definito il crogiolo dello stregone, cioè l'insieme degli elementi che mescolati assieme in relazione soggettiva da parte dell'individuo che li mescola, che li prende, che li elabora, che li pensa, infatti abbiamo anche evitato di precisare, gli abbiamo dato solo un'indicazione generale, allora l'individuo li prende, li pensa, li elabora, li medita, li trasforma in se stessi, li fagocita. Bene, tutta questa operazione serve per sottrarre l'individuo dall'essere in ginocchio. Perché? Perché io ripeto sempre, sottrarsi dall'assoggettamento in cui i cristiani mettono gli esseri umani non è un atto di un bel ragionamento, non è un atto di onestà, non è un atto di capire come sono le cose, ma è un atto di magia, cioè è un atto di trasformazione soggettiva. Per cui io posso fare tanti bei discorsi, dimostrare come il macellaio di Sodoma e Gomorra che i cristiani adorano sia un miserabile, vigliacco, assassino, porco, figlio di puttana, eccetera. Dopodiché il cristiano continua sempre a mettersi in ginocchio e a supplicargli quel Dio che lo soccorra nei momenti di gravità. Perché questo? Perché è fagocitato dalla magia nera, cioè la magia nera ha distrutto la sua capacità di guardare il futuro e lo ha messo in ginocchio davanti a un assassino. Qualunque bel discorso che io faccia, lui sarà sempre in ginocchio davanti a un assassino. Bene, il crogiolo dello stregone serve per sottrarre la persona dall'essere in ginocchio. Dopodiché abbiamo detto come la persona si sottrae dall'essere in ginocchio, scopre che il mondo che la circonda è un mondo divino, è un mondo di divinità, è un mondo di esseri come lui, che hanno le stesse volontà, le stesse determinazioni, le stesse tensioni e tendono a divenire eterno. Queste coscienze sono più grandi, più piccole, non importa, con queste coscienze sono tutte degli dei, con i quali si costruiscono delle relazioni e si cammina insieme nell'infinito dei mutamenti. Questo camminare insieme, questo riconoscere il divino ha tanti nomi, quanti sono i paganesimi, quanti sono le percezioni soggettive, cioè questo non ha importanza. Però la costruzione di queste relazioni costruisce i quattro canti del mondo. Dopodiché la tradizione culturale, il modo di vedere le cose, la preparazione del sapere, la consapevolezza dell'individuo va a identificare, va a dare il nome alla divinità, al Dio con cui lui si relaziona. Ma se lui dà il nome al Dio con cui si relaziona, lo fa solo perché egli stesso è Dio, cioè si è sempre alla pari, mai in un rapporto di assoggettamento nel paganesimo. Dopodiché, questo ci porta a costruire i quattro canti del mondo, che è la qualità delle relazioni col divino che ci circonda. E questo lo stiamo trasmettendo, abbiamo appena finito di fare il discorso sull'agguato del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Il crogiolo del male, invece, di cui oggi facciamo la 16ª trasmissione, tende a individuare quelli che sono gli elementi attraverso i quali viene distrutto il divenire eterno delle persone. Ebbene, l'elemento di oggi con cui viene distrutto il divenire eterno delle persone è ascoltare il mondo attorno a noi. Cioè, come il crogiolo del male impedisce alle persone di ascoltare il mondo attorno a noi. Per ascoltare il mondo attorno a noi è necessario essere silenziosi, rispettosi e attenti a quanto dal mondo ci arriva. Per fare questo è necessario che noi ci poniamo davanti a quanto ci giunge dal mondo, esattamente come quando ci poniamo davanti a noi stessi. Questo
Questo il cristianesimo non lo può permettere. Ogni essere umano per lui, per il cristianesimo, è creato ad immagine e somiglianza del suo Dio pazzo e pertanto ogni essere umano deve porsi davanti al mondo esattamente come il suo Dio pazzo si pone davanti al mondo, come padrone e distruttore. Nella descrizione del suo Dio, il cristianesimo e prima di lui il giudaismo, ha teso a ricordare come il mondo esista per capriccio e divertimento del suo Dio. Per i cristiani il mondo non ha fine né determinazioni se non quelle di asservirsi a loro servendo il suo Dio che essi indicano come creatore e pertanto padrone dell'esistente. Così non si ascolta il mondo attorno a noi perché questo non lanci fenomeni che noi potremmo cogliere, ma perché noi ignoriamo quei fenomeni considerandoli inesistenti e frutto di pazzia. Noi affermiamo che il mondo attorno a noi non ci comunica nulla. Noi affermiamo che il mondo attorno a noi è muto e inconsapevole. Solo l'essere umano ha consapevolezza, ha coscienza. Qual è la differenza fra l'essere umano e le bestie, secondo i cristiani? È che l'essere umano pensa, ha la coscienza, ergo sum, cogito ergo sum, ricordatevelo sempre. Quando qualcuno obietta che il mondo che ci circonda ci chiama e ci invia messaggi che possono essere utilizzati dalla nostra azione, il cristiano afferma che il mondo non parla. Parlare per il cristiano è l'unica forma di comunicazione concepita. Il restringimento della sua ragione ha raggiunto un tale livello che per comunicare con lui le statue devono parlare, le fonti farse Madonna e dargli messaggi attraverso le parole. Ultimamente ha concepito anche una forma di telepatia, ma sempre per parole, come un'estensione del proprio fare in maniera sovrumana. In altre parole, ha proiettato il proprio fare in una forma fuori dalla propria ragione. Ha esteso il fare della propria ragione al fare del suo Dio creatore. Il fare del Dio creatore, come biblicamente descritto, è l'unico fare concepibile da parte di un cristiano. Egli, non determinando nulla da se stesso, è costretto a rifarsi a dei modelli davanti ai quali piegare e distruggere il proprio divenire. Il cristiano è un estraneo nel mondo in cui vive, oppure è diventato cristiano proprio perché si è estraniato dal mondo in cui vive? Estraniandosi, ha proiettato il proprio isolamento dandogli un senso nel considerarsi il capolavoro di un Dio pazzo, di cui egli si è fatto su immagine e somiglianza. Le due cose non sono antagoniste. L'una e l'altra agiscono in maniera dialettica sull'individuo in modo da distruggere ogni tipo di relazione che questi riesce a costruire col mondo circostante. Essere ciechi e sordi ad ogni richiamo, impedire ad ogni richiamo di giungere a noi in quanto quel richiamo non si piega alla nostra descrizione. Ricordate, è l'essere gorilla che impara a esprimersi con elementi del linguaggio umano, non l'essere umano che impara il linguaggio degli esseri gorilla. Così, nell'infinita megalomania, il cristiano si sente superiore a qualunque cosa esiste e deve piegarla a se stesso, stuprandone la via del suo sviluppo. Perché l'essere umano non è in grado di imparare il linguaggio degli esseri umani, se non uscendo dalla coercizione educazionale cristiana? Perché la ragione di cui il cristianesimo è la sua perversa e misera espressione non consente l'arrivo di fenomeni esterni a tale miseria. Se diventa eclatante la lotta del cristianesimo contro la conoscenza di Galilei, diventa deprimente e miserabile la vigliaccheria di ogni pontefice cristiano nei confronti della donna che tentava di aiutare altre donne a partorire. L'infamia di ogni pontefice cristiano è un marchio di infamia per l'intera specie umana nei confronti dell'intero essere natura. In queste condizioni di costruzione soggettiva, l'essere umano non è in grado di ascoltare il mondo che ci circonda senza mettere da parte il condizionamento educazionale che intende legarlo alla descrizione della sua ragione. La lotta per uscire dall'assoggettamento della descrizione è il prologo per ascoltare il mondo che ci circonda. D'altronde, il mondo che ci circonda tenta di chiamarci per partecipare alle trasformazioni e costruire la vita. Soltanto chiamandoci può costruire se stesso. Il mondo che ci circonda ci chiama disperato, ma soltanto qualche essere umano che i cristiani definiscono pazzo o indemoniato è in grado di trarre da sé sufficiente potere di essere per ascoltarlo. Ancora meno sono quegli esseri umani che non solo ascoltano, ma sono in grado di utilizzare quanto ricevono per costruirsi nella vita. Qualcuno poi, nella sua pazzia,
tratta quei fenomeni come messaggi del Dio padrone rivolto alla sua demenza e così facendo si spaccia come inviato del Dio padrone, aiutando il terrore cristiano ad alimentare l'assoggettamento e la distruzione all'interno della specie. Nell'antico paganesimo romano, pietas era il fare divino con cui un essere umano esercitava la propria attenzione nei confronti del mondo circostante. Era la virtù con cui si prestava attenzione ai messaggi che dal divino giungevano all'essere umano, dal suo farsi venere nelle relazioni fra gli esseri umani. Il sistema sociale abbisognava di attenzioni da parte del singolo essere umano affinché continuasse ad arricchirsi. Il gruppo familiare e l'organizzazione sociale erano oggetto e soggetto di attenzione. Il mondo che ci circonda è fatto da dei che come noi camminano nell'infinito dei mutamenti e tendono a costruire delle relazioni di reciproco interesse. Essere attenti a questo significa arricchire se stessi. Ciao. La pietas dell'antico paganesimo romano era un fare molto potente, il cui scopo era quello di favorire lo sviluppo dell'individuo in relazione allo sviluppo con quanto lo circonda. Un sistema sociale in grado di sviluppare comportamenti oggettivi fra tutti i suoi membri è un sistema sociale forte e vigoroso che deve essere protetto in quanto garanzia per il divenire forte e vigoroso di ogni essere umano che vi partecipa. Un essere sociale dove la soggettività di alcuni prevale su altri è un sistema sociale debole. È un sistema sociale che non esercita pietas, ma esercita il saccheggio delle potenzialità interne per alimentare dei privilegi soggettivamente imposti. La stessa cosa vale anche per le relazioni all'interno del gruppo familiare. Una famiglia nella quale c'è assoluta parità dei ruoli e delle determinazioni con cui affrontare la vita quotidiana è una famiglia forte e positiva per il tessuto sociale. Una famiglia nella quale si invoca il rispetto dei ruoli, sia nelle relazioni fra i membri che nelle relazioni con l'esterno, è una famiglia debole e pronta a saccheggiare l'intero tessuto sociale, in quanto chiederà a questo il rispetto dei ruoli. Vi ricordate il discorso già fatto la trasmissione la volta scorsa, dove ho detto che un conto è la famiglia dove un numero di individui si mettono assieme, al di là del sesso, al di là delle condizioni, al di là di qualunque cosa, cioè degli individui che decidono di dividere la propria vita, di mettersi insieme. E un altro conto invece è la famiglia cristiana, dove non esistono delle persone che si mettono insieme, ma esistono dei ruoli. Esiste il figlio, esiste il padre, esiste la moglie, esiste l'angelo del focolare. Esistono dei ruoli nel cristianesimo, non esistono le persone. Le persone sono bestiame del gregge. Ricordatelo sempre. Attenzione a non farvi fuorviare dalle parole. La forma nasconde sempre la sostanza. Dove il rispetto del ruolo sarà solo un atto di imposizione del più forte per impedire al membro della famiglia più debole di esercitare le proprie determinazioni in risposta ai propri bisogni sia all'interno della famiglia che nelle relazioni col sistema sociale. Pietas è il fare divino che spinge l'essere umano ad ascoltare il mondo che lo circonda. Spinge lo sviluppo del proprio bisogno, lo costringe ad ascoltare perché soltanto ascoltando può svilupparsi nel suo cammino verso l'eternità dei mutamenti. L'esercizio di pietas nei confronti del sistema sociale in cui viviamo alimenta lo sviluppo di pietas nei confronti del mondo che ci circonda. Come esercitiamo pietas nei confronti del sistema sociale in cui consideriamo tutti i suoi membri uguali a noi e contemporaneamente esercitiamo tutta la nostra determinazione e la nostra opposizione nei confronti di chi senza necessità intende considerare se stesso più meritevole o più uguale. Così esercitiamo pietas nei confronti della famiglia, qualunque sia la sua struttura, considerando ogni membro con gli stessi diritti nell'esercizio delle proprie determinazioni ed esercitando tutta la nostra opposizione qualora un qualche suo membro intenda considerare se stesso più meritevole o più uguale. Questo fare ci permette di esercitare pietas nei confronti del mondo circostante, per aprirci alla pietas che il mondo circostante esercita nei nostri confronti. Noi diventiamo parte del mondo circostante nella misura in cui lo sappiamo ascoltare e nella misura in cui ci serviamo dei fenomeni che da questo arrivano per costruire noi stessi e il nostro potere di essere. Un potere di essere che non è più un esercizio di sottrazione dell'individuo dal mondo circostante,
ma è un'interazione del soggetto col mondo circostante, una relazione che agisce come tale per costruire se stessa e gli elementi che vi partecipano, anziché elementi singoli che si saccheggiano a vicenda come tanto piace ai cristiani. Proprio per distruggere questo tipo di relazione, i cristiani hanno costruito il pietismo. Il pietismo è l'elemento che nel crogiolo del male ha sostituito pietas. Anche se la radice da quale le due parole derivano è uguale, la differenza sostanziale è in netta opposizione per quanto riguarda la relazione fra l'essere umano e il mondo circostante. Il pietismo trae origine dalla depravazione di pietas, dal momento stesso in cui l'essere umano si separa dal mondo e si considera superiore e padrone di questo. Nel momento in cui questo avviene, si costruisce la separazione emotiva dell'essere umano dal mondo. La sua attenzione si sposta ad oggetti fuori dal mondo, ad oggetti immaginati dai quali egli trae la sua ragione di essere. Quando da questa posizione rivolge lo sguardo al mondo, questo non è lo sguardo col quale si è costruito nel mondo, ma è lo sguardo di chi, immaginatosi a immagine di un fantasioso creatore, guarda con commiserazione chi ha forma e determinazioni diverse dalle sue. L'essere umano è creato ad immagine e somiglianza di Dio. Cosa significa? Significa che le determinazioni dell'essere umano sono le determinazioni del Dio suo creatore. Significa che la volontà dell'essere umano è la volontà del Dio creatore. Qualunque cosa faccia nella natura, l'essere umano, è il fare del Dio creatore. Partendo da questa costruzione, a proposito, con questo concetto, c'è qualcuno che dice che usare le cinghie di sicurezza sulle automobili va contro la volontà del Dio perché impedisce al Dio di ammazzare la gente. E dopo vi do il ritaglio di giornale, se vi interessa. Sapete questa? Sì, una cosa molto divertente, sì. Perché d'altronde sai, con la vocazione che hanno al martirio, loro non possono suicidarsi, ma vorrebbero essere uccisi da qualcun altro. Perché solo il loro Dio li può male. Infatti, perché i cristiani condannano il suicidio? Perché appunto toglie al loro Dio la capacità e il desiderio, la gioia di poterli uccidere e di ammazzarli. Però dopo il fegato se lo vanno a trapiantare. Sì, infatti. C'è un articolo che non ho neanche ritagliato proprio perché lasciamo perdere. Dunque, quel mondo guarda con commiserazione il mondo che lo circonda. Quel mondo gli è estraneo. Incapace di ascoltarlo, esercita la sua pietà. Quanto è crudele il lupo mentre mangia la pecora, quell'essere umano deve ridurre le determinazioni dell'essere lupo alle proprie determinazioni. Non sa ascoltare, deve stuprare l'essere lupo per ridurlo a se stesso. Gli esseri animali non hanno sentimenti, proclama con commiserazione il cristiano, come se avere sentimenti in forma umana appartenesse necessariamente alle determinazioni di ogni altro essere animale. Per un cristiano sì, egli è creato d'immagine e somiglianza di un Dio pazzo e dunque ogni altro essere della natura deve essere inferiore, sottomesso ed obbediente. Questo esercizio del sentire cristiano si espande anche nel sistema sociale, dove a seconda di quanto un individuo è più vicino a Dio, data la gerarchia sociale che ricopre, tanto maggior disprezzo può guardare gli altri esseri umani, in quanto questi sono meritevoli soltanto della sua commiserazione. La commiserazione sarà tanto più affettuosa quanto più questi saranno sottomessi e riconosceranno in lui l'immagine del Dio creatore da cui loro, poverini, sono dipendenti. Un simile atteggiamento ne genera un altro, la ferocia. Tanto più i singoli esseri umani di quel sistema sociale rivendicheranno giustizia e uguaglianza, tanto più feroce sarà l'aspetto del pietismo con cui le gerarchie cristiane si relazioneranno con gli esseri umani. Il pietismo è l'atteggiamento che il cristiano esercita nella famiglia. Con tanta più passione ed accettazione i suoi membri saranno sottomessi, con tanto più affetto il pietismo del capofamiglia si eserciterà nei confronti dei singoli membri. Sarà sufficiente che uno solo dei singoli membri rivendichi il diritto all'uguaglianza o il diritto ad esercitare le proprie determinazioni, perché la violenza del capofamiglia gli si riverserà contro. Ricordate le ragazzine che volevano farsi la vita per conto loro, quante ne hanno pagate? Qualcuno provi un attimino a ricordare. Pietismo come atto di commiserazione rispetto a chi si ritiene più debole. Pietismo come atto di relazione quando si ritiene qualcuno gerarchicamente più importante o più forte. Tutto questo ha ucciso pietas.
atto col quale l'essere umano costruisce le relazioni ascoltando il mondo che lo circonda, diventando parte del mondo che lo circonda. Il crogiolo del male lavora per costruire la distruzione dell'essere umano e tutte le sue scelte sono in quella direzione. Non c'è nulla di buono quando si impone all'essere umano assoggettamento come distruzione delle proprie determinazioni nel mondo. Imparare a costruire la propria esistenza in relazione col mondo circostante, diventandone parte, è una delle maggiori arti di stregoneria che esista. Vedremo come molte proposte alle vie alla conoscenza hanno alla loro base l'estraneazione dell'individuo dal contesto in cui vive. Questo purtroppo costringe l'individuo ad espandere moltissimo se stesso, senza imparare a soggettivare l'oggettività, finendo per cortocircuitare su se stesso l'individuo. Ascoltare il mondo attorno a noi è l'arte di chi vuole sviluppare se stesso nell'infinito dei mutamenti, sottraendosi dall'orrore del crogiolo del male in cui le pratiche cristiane lo vorrebbero inchiodare. E questo è come il cristianesimo impedisce di ascoltare il mondo attorno a noi. In pratica, cos'è che fa il cristianesimo per impedire di ascoltare il mondo attorno a noi? Costruisce l'essere umano ad immagine e somiglianza di Dio e dice: tu sei padrone del mondo, chi cazzo te lo fa fare di abbassarti ad ascoltare il mondo? Ma chi te lo fa fare di andare così in basso? Tu sei come Dio, sei un Dio, cioè come Dio creatore, sei il padrone. Dio ti ha dato il mondo affinché tu lo saccheggi, il mondo è tuo. Tu devi distruggere il mondo, tu devi impadronirti del mondo. Impadronirsi del mondo significa distruggere il mondo, è sinonima la cosa. Per cui questo è ciò che fa il cristianesimo per impedire all'essere umano di ascoltare il mondo. E quando l'essere umano ascolta il mondo e riceve le sollecitazioni del mondo, dico: ecco il demonio, è Satana, sicuramente, guarda, è Satana che ti sta dicendo queste cose. Cioè il mondo è niente. Un cristiano ha disprezzo per il mondo perché non ha la capacità di interiorizzare che nel mondo esistono coscienze e consapevolezze uguali a se stesse. Bene, questo è quello che vi ho detto del crogiolo del male, a proposito di come il crogiolo del male impedisce di ascoltare il mondo attorno a noi. E adesso io lascio la parola a Francesco che vi dirà qualcosa, poi eventualmente andrò avanti con la rassegna stampa. Sì, ecco, voglio ricordare che appunto adesso la trasmissione si apre anche alle telefonate, chi vuole intervenire può chiamare lo 049 700 700 e le telefonate andranno in diretta. C'è anche un altro numero che però io non me lo ricordo più, come solito. Vabbè. Sì, ma comunque penso che poi c'è la ricerca automatica, non è un grande. Sono due numeri adesso. Ha due numeri. Comunque, 700-700 per chi vuole intervenire nella trasmissione per delle domande. Pronto? Ciao, sì. Ciao Claudio, ciao Francesco. Adesso chiedevo veramente: o voi esseri inferiori, scusate, abbasso un attimo la radio. Vabbè. Beh, io ricordo finché Giampaolo regola la radio, il numero telefonico è 049-700-700 per i clienti. Sì, dicevo, o voi esseri inferiori che vi calpestano, che siete dei miserabili, perché io mi sento superiore, sono stato creato a sua immagine e somiglianza, eccetera, però dei quali ho bisogno perché devo mangiarvi, non so perché, perché sono un essere superiore. Però ho bisogno di mangiarmi, di nutrirmi. Come la mettiamo qui? Sono un pochino da chiedere di assistere là. Io chiedo, perché io sono così superiore, però ho bisogno di un po' di energia. Questa becera energia, questa becera materia, questa cazzata di materia. Perché io sono un essere superiore, spirituale, sono puro spirito io. E gli altri poveri, miseri, inferiori devono servirmi per mandare avanti questo misero corpo. Come la mettiamo qui? Mi chiedere un pochetto sta roba. Io la chiederei ai credenti. Vi saluto ragazzi. Ciao. No, ma in effetti esiste anche un guaio adesso. Esiste una tecnica che è arrivata credo dall'Australia, dove addirittura non si mangia, non si beve più. È una cosa folle, cioè non fatevi prendere da sta roba, veramente è una cosa solo da fuori di testa. No, ecco, io vorrei appunto, Giampaolo Capitale a proposito, dare una visione tra quello è il comportamento appunto monoteista e il comportamento pagano. Pronto? Ecco, vorrei, se c'è un'altra telefono. Sì? Ciao, sono Cesarina, vi saluto tutti.
mi ritorno indietro perché penso, non lo so ragazzi, ritorno indietro perché di volte mi pare di avere qualcosa di remoto. Dimmi, dimmi. Sì, mi volevo domandarvi, Nerone per esempio, mi nuovo studiano, mi ho studiato sui libri di scuola, ho letto come un paccioccone, come uno stupido, un grassone, che io ho descritto il cattolicesimo, non era io veramente così. No, non era così. Attila, già ero veramente storico. No, era un genio, Attila e Nerone erano due geni, al di là di quello che porto avevano fatto come... Ragazzi, dammi una risposta, sì. Perché a volte dico, ma già eri veramente come chi mi ha descritto il cattolicesimo, sti uomini? Non erano proprio così. Saluto, ciao. Vabbè, sul discorso di Nerone, proprio ultimamente è stato ristampato un libro di Cardano che si chiama Elogio di Nerone, in cui dimostra chiaramente che sì, Nerone ha avuto delle influenze negative dovute a un ambiente in cui è vissuto e anche a un contesto culturale. Sì, erano sempre imperatori. Però, nonostante tutto, è stato quello che, ad esempio, ha realizzato la Domus Aurea, la Casa Aurea a Roma. Ha avuto delle grandi vocazioni per Roma, sei molto impegnato in questo. Logicamente era deformato anche dall'ambiente in cui è vissuto, però non è stato l'imperatore che... come dicono i cristiani. Anzi, tra l'altro, dagli storici, io ho recuperato anche dei testi pubblicati in Svizzera, alcuni storici sostengono che chiaramente per quanto riguarda l'incendio di Roma fu provocato dai cristiani e non da Nerone. Difatti appunto Nerone se ne duole proprio di questo qua. E addirittura Nerone fece di tutto per dare assistenza. Fece costruire anche case a pareti separate oltretutto. Sì, no, ma fece costruire appunto, aprì i magazzini, cercò di aiutare, di sostenere le persone vittime di questo. Questa la distruzione appunto di Roma venne proprio da opera. Pronto? Buongiorno signore, sono Alessandro. Ho sentito Giampaolo che ha detto che bisogna mangiare. Bisogna mangiare. Sì, ma c'è un'abitudine di mangiare. L'importante è che non sia trascurato il locale, perché anche il locale sa fare il mangiare, solo che ne fa un po' meno, ma non è detto che ci sia solo il Papa che deve mangiare agli italiani. C'è anche il locale l'ha trascurato perché lui pensa solo a mangiare e sia chi viene da qualsiasi parte mangiare che venga si mangia, invece la come si dice quando si fa che si spagna si fa economia, insomma il locale serve per la cultura, serve per l'intelligenza, serve per la lotta, per la forza, per tutto. Invece quello che c'è è mangiare che si mangia nazionale, no, trascura tutto quello che c'è è patrimonio dei bambini, di che c'è nel locale, che c'è la gioventù, la nascita, la vita. E non so cosa che serve solo mangiare, in mente solo mangiare, perché sì che si mente anche mangiare, solo che io ho pansimonia, ecco la pansimonia, anche nel quello. Perché sennò se trascura forme vive di vita che non è giusto che venga trascurata. Dal momento che davanti ci ricicliamo, davanti lasciamo spazio ai giovani, moriamo, per mangiare contro i lavori, quando si ora scocca l'ora e va via anche io. Capite il discorso? Va bene. Ciao. Bene, ciao. Se dopo questo intervento culinario possiamo argomenti un attimino diversi. Allora. E io voglio tornare sul discorso di Nerone. È stato da alcuni storici, anche contemporanei, hanno documentato chiaramente che la distruzione di Roma avveniva da parte dei cristiani, perché c'era proprio questo odio dei cristiani verso la città di Roma, perché appunto la consideravano come città di perdizione, come la città del nemico, dell'avversario, del diavolo. E cosa hanno fatto? Hanno pensato bene di purificare, di annientare tutto, distruggendo appunto Roma, bruciandola. Difatti Nerone fu quello che più si impegnò per cercare di aiutare anche la popolazione che fu che ebbe danni da questo incendio. E soprattutto, essendo stato un imperatore per certi aspetti positivo, hanno caricato di tutto proprio per annientarlo. Basta pensare che questa è una tecnica classica, ad esempio, dei cristiani di distruggere qualsiasi cosa, di annientarla. Abbiamo l'esempio, ad esempio, di due opere, che è quella di Porfirio, Discorso contro i cristiani, e di Celso, Discorso di verità. Queste sono delle opere talmente tremende, talmente forti, che demoliscono la panzana e la cazzata e l'idiozia del cristianesimo, che i cristiani le hanno distrutte. Quello che non ci è giunto sono perché sono stati citati in negativo sui testi dei cristiani contro questi autori. Cioè perché
erano talmente formulate bene, erano talmente profonde la contestazione del cristianesimo, che loro si resero conto del pericolo e non cercarono di confutare questi testi, ma cercarono di distruggerli, che è un'opera classica del cristianesimo, di annientare tutto, cioè di non rispondere alle critiche, soprattutto quando le critiche sono fondate e hanno motivo. Ma il discorso grosso con Nerone è questo, cioè che Nerone fosse stato un imperatore, che doveva fare l'imperatore, faceva l'imperatore come gli era stato insegnato a farlo, per cui visto dal nostro punto di vista diremmo adesso è un porco, ma non è un porco perché lui sia un porco come lo hanno scritto i cristiani, ma perché tutti quelli che per me, imperatori, eccetera, a me non mi piace. Però al di là di questo, effettivamente quello che lui fece per Roma, cioè quello che è stato il suo essere imperatore per Roma, lo porta a un livello estremamente alto, ma nobilissimo rispetto a tutto quello che sono stati gli imperatori cristiani. Cioè lui effettivamente faceva per lo Stato, cioè effettivamente ha tentato di ricostruire Roma migliore di prima, dargli una sua grandezza, cioè dargli anche una rappresentazione che i cristiani hanno imitato. Se voi prendete le chiese, no? Cioè le chiese fatte grandi per i cristiani, è una rappresentazione che hanno copiato dagli imperatori romani. E anche le case, è stato proprio da parte di Nerone che si è partito di non fare più a parete comune, ma di distanziare pareti in modo da poterle, se ne prendeva fuoco una, non prendeva fuoco il quartiere. Anche fare le case in maniera diversa, fare non solo a Domus Aurea, ma anche fare i quartieri vivibili, è un altro modo di, cioè, è un modo proprio di pensare una città, Capus Mundus, cioè capitale del mondo, in maniera molto più avanzata. Ed è questo che stava sulle cazzo ai cristiani, non tanto le altre cose. Sì, la capacità organizzativa che non era loro e soprattutto che apparteneva allo Stato, di conseguenza gli dava fastidio perché non accettava la sottomissione della Chiesa. E poi per la Chiesa la povertà, la distruzione era la cosa fondamentale. Su cui, esempio, basarsi. Difatti anche perché loro hanno sempre cercato di falsificare anche la loro presenza, cioè dicono come mai i cristiani si sono così manifestati all'improvviso. Non è vero, perché loro hanno sempre sfruttato a loro vantaggio qualsiasi possibilità. Infatti leggevo su un testo dello scorso secolo che i cristiani riuscivano a raggiungere l'organizzazione camuffandosi da associazioni destinate ai funerali e a portare appunto nelle tombe i morti. Queste esistevano delle associazioni pagane. E di conseguenza avevano una funzione appunto proprio di conservare i cimiteri, di organizzare i funerali. I cristiani hanno sfruttato questa possibilità per organizzarsi loro, cioè hanno agito con molta astuzia, sfruttando qualsiasi possibilità che veniva data. Voglio appunto ricordare un esempio. Loro perché si sono diffusi così rapidamente? Perché sfruttavano in maniera indegna l'impero romano. Difatti, quando l'imperatore Giuliano salì al potere, la prima cosa che fece fu quella di vietare l'uso gratuito ai vescovi del servizio postale imperiale. Cioè, loro non gli fregava niente di dare un contributo alla società o di farla funzionare, gli bastava soltanto essere dei parassiti. E infatti cosa avevano ottenuto? Avevano ottenuto di non pagare il servizio postale romano. E già questo significa chiaramente voler demolire una struttura che poteva servire a tutti, in cui tutti pagavano, e loro dovevano marciare gratis. L'imperatore fece una cosa giusta, disse io vieto ai vescovi di utilizzare questa struttura. E loro protestarono perché la consideravano una forma di persecuzione. Ma d'altronde era anche giusto, perché una società riesce a funzionare soltanto se tutti quanti i suoi componenti lavorano perché questa società mantenga e non perché venga annientata. Lo stesso Attila, per esempio, è stato a scuola insieme a Leone, al Papa, che doveva dire fermati tu, qui io mando Dio, che è una cazzata, è una pure semplice invenzione. In realtà Attila è andato a scuola assieme. Questo e ha funzionato la diplomazia, per cui lui ha dirottato verso nord quello che erano le invasioni. Quello che era poi un fare comune dell'epoca, cioè un modo di vivere comune dell'epoca, proprio perché i cristiani avevano distrutto quello che era il tessuto sociale, il tessuto etico, il tessuto morale dell'essere cittadini, cioè dell'essere cittadini romani, che voleva dire difendere la propria terra, esistere, lavorare, costruire bene. Il livello del parassitismo cristiano, del parassitismo cattolico, è stato talmente diffuso che ha distrutto tutta la possibilità di guardare il futuro. Ha distrutto le scuole, ha distrutto l'istruzione, ha distrutto le milizie, ha distrutto tutto. A quel punto gli imperatori, da Onorio a Valentiniano e tutti gli altri, hanno dovuto assoldare barbari, fisigoti, goti, ostrogoti,
per riuscire a difendere quelli che erano i confini, perché avevano distrutto tutta la morale, i cristiani avevano distrutto tutta la morale, tutta l'etica, tutto quello che era il modo di guardare il futuro. Cioè i sali, per esempio, i sacerdoti militari di Marte non venivano più in primavera a svegliare i cittadini perché si preparassero ad affrontare la vita, e tutto questo è andato a distruggere la vita. Sì, ecco, voglio agganciarmi a un'altra cosa, come si può essere utile capire certi meccanismi perché danno un significato alle cose. Ho recuperato da poco un libro che sono i convegni su un convegno di stregoneria di Triora fatto nel 94, e in una relazione dice, fa, e allora come mai ad un certo punto, quasi improvvisamente, usanze tollerate per più di un millennio diventano il capro espiatorio, il motivo per la prima grande strage della società moderna europea? Le donne, le streghe, rappresentavano il cardine, l'elemento di continuità. Dimmi. Mi è venuto in mente una cosa in questo momento, non so quanto valida sia. Che la decadenza dell'impero romano non dipenda dal cristianesimo. No, solo da quello dipende. Solo da quello. Solo da quello. Lascio, perché così io non sapevo niente di quello, l'ho buttata lì così. Sì. Le due cose sono dialettiche, cioè aveva già cominciato Augusto, ma poi il cristianesimo ha continuato l'operazione, cioè ha impedito la nascita di tutte quelle forze positive. No? Sarebbe interessante approfondire il discorso a livello storico. Ciao. In realtà già Augusto aveva bloccato un po' lo sviluppo, però dopo il cristianesimo ha bloccato qualunque possibilità di salvare quello che stava avvenendo. Ecco, allora, proseguendo, così vorremmo agganciare con un discorso più ampio, fa... I contadini medievali non avevano nessuna voglia di lavorare 12 mesi all'anno dall'alba al tramonto per produrre dell'eccesso di plus valore necessario alle classi dominanti per espandersi, vivere nell'ozio, crescere di numero. E dice chiaramente, fa, esisteva da parte quel crollo dell'impero romano, con l'avvento del Medioevo, e i cristiani si trovano chiusi all'interno delle città. Invece i pagani del Pagus continuarono appunto a svilupparsi tranquillamente all'interno dei villaggi, all'interno dei paesi, all'interno delle campagne. E in queste campagne appunto fu possibile ripristinare una certa forma di paganesimo. Logicamente la visione chiaramente del pagano non è una visione economica basata soltanto sull'economia, sulla produzione, sul continuo consumo, sul continuo generare qualcosa che venga poi utilizzato e speso, ma significa anche modificare una certa qualità di vita, cioè avere una qualità di vita che ti permetta di fare altre cose e di vivere in maniera differente, e che non tutto quanto sia finalizzato alla produzione e all'economia. Siccome questa è una ricchezza molto forte, come si potevano annientare o i contadini o le campagne? Semplicemente creando l'inquisizione, cioè creando qualsiasi comportamento che non fosse finalizzato all'economia, come la procreazione dei figli o il sesso finalizzato solo ai figli, considerarlo appunto eretico e di conseguenza poter passare all'inquisizione e poter appunto annientare queste persone, distruggendo le comunità, perché appunto le comunità potevano diventare pericolose, creando degli individui che potevano diventare chiaramente manodopera per nuovi meccanismi, anche perché il contadino era legato a una realtà economica della terra, era legato a un ambiente, di conseguenza era più difficile spostarlo e manovrarlo. Bisogna appunto creare la povertà, creare il terrore e la paura, creare appunto la dissoluzione delle comunità per potersi innestare a questo. E questo sia sempre stato fatto proprio con finalità economiche, è chiaro. Chi ha avuto occasione di vedere un film di Ken Russell, che è Il Diavolo di Ludum, che parla di un processo di stregoneria in Francia, vede chiaramente che il protagonista non viene perseguitato per il suo comportamento, ma perché lui ha il coraggio di difendere la città e difendere le mura della città, perché le mura della città permettevano la difesa della città e significava mantenere la propria autonomia, cioè se io ho le mura posso resistere a un assalto e di conseguenza io che vivo all'interno delle mura ho il dovere di organizzare la comunità per mantenere questa capacità. E lui viene appunto processato per stregoneria, viene condannato, viene appunto bruciato proprio per questo, perché difende la città. Difatti nel film si vede la scena finale in cui lui viene bruciato e vengono abbattute le città, e la città non è più libera. Ma a questo punto è maniera di comprenderci, cioè nel senso di dire non essere soltanto economia, di pensare soltanto alla propria realtà, di pensare di sviluppare la propria vita in maniera diversa dalla visione economica, lo vediamo anche adesso. Noi abbiamo, e ne abbiamo parlato anche in altre trasmissioni, il problema ad esempio dell'Islam, e qualcuno si chiedeva perché ad esempio l'Islam in questo momento, che è una religione monoteista, che viene fuori purtroppo da quella patumiera che è il monoteismo di origine medio orientale, perché è così forte? Perché c'è questa espansione e nessuno si oppone o crea un'alternativa? Ecco, questo ad esempio è un argomento che sulla stampa italiana è stato tanto accennato, perché questo esiste. Ho avuto occasione di recuperare alcuni giorni fa un libro pubblicato in Svizzera che si chiama L'Islamismo e gli Stati Uniti, un'alleanza contro l'Europa.
Il libro documenta con parecchi documenti, e di fatto dovremmo anche riprendere alcune informazioni che ci sono, il perché esiste questo, perché l'Islam è lasciato correre e fare. Perché sostanzialmente l'Islam permette di creare una società omogenea, in cui non ci sono tensioni, in cui possono tutte le popolazioni possono essere indirizzate, può essere controllata e può essere focalizzata. Ha un certo scopo, cioè può essere inquadrata in un certo schema. Di conseguenza, gli Stati Uniti, e io qui non faccio un discorso politico, faccio un discorso anche dal punto di vista politico particolare. Morale, diciamo, possiamo chiamarlo così. E ultimamente in ambito politico si parla del pensiero unico, cioè dire fa ormai esiste una sola religione, esiste la religione monoteista ed esiste la religione in cui pensa che tutto il valore sia nel mercato. Di conseguenza, essendo il mercato ormai la religione unica, il pensiero unico come qualcuno dice, fa bisogna trovare gli strumenti per portare avanti questo pensiero unico. E questo pensiero unico non si manifesta solo nell'economia, nel libero mercato, ma si manifesta anche con la religione, perché la religione fa da supporto a questo. E non da adesso si sa l'importanza che ha avuto il cristianesimo nell'origine dello spirito capitalista, perché appunto era sempre un discorso di accumulare e perché c'era sempre un discorso del giudizio di qualcuno e che tu non dovevi più rispondere ai tuoi simili, ma dovevi solo rispondere a Dio. Di conseguenza questo Dio ti approvava soltanto se tu producevi ricchezza e andavi a introdurre ricchezza. Allora, cosa succede? C'è bisogno di controllare le produzioni di materie prime come il petrolio. E come si può controllare meglio la situazione del petrolio o delle zone dal punto di vista geografico migliori? Creando l'integralismo islamico. Di conseguenza, se noi vogliamo far passare gli oleodotti che porteranno il greggio dalla Russia verso l'Oceano Indiano, avremo bisogno che ci sia una stabilità nei paesi di quella zona. E allora andremo a creare dei paesi totalmente islamici, in cui siano retti da principi islamici, in cui ci sia il potere una classe politica che sia determinata, violenta e che abbia la capacità e la volontà soprattutto di imporre con qualsiasi mezzo il proprio modo di fare. Così avremo che ad esempio nelle repubbliche asiatiche dell'ex Unione Sovietica andranno ad affermarsi di movimenti islamici che faranno di tutto per creare una stabilità politica. Questa stabilità politica permetterà la creazione degli oleodotti per portare ad esempio verso l'Occidente il petrolio. E infatti cosa succederà? Perché ad esempio agli Stati Uniti va bene che si vada ad affermare una religione così schematica, così estrema? Perché sicuramente impedirà lo sviluppo tecnologico delle popolazioni. Le popolazioni avranno bisogno della tecnologia occidentale, cioè non gli fregherà niente che le popolazioni siano in povertà, perché loro avranno la tecnologia da poter vendere. In effetti non gliene frega niente, guarda qua, dal Gazzettino del 26/7/1998, Iran, ragazze depresse e allarme. Nella provincia di Qom, la città santa sciita, almeno il 7% degli adolescenti soffre di depressione per mancanza di occasione di divertimento, per la povertà e perché spesso deve abbandonare gli studi. E questo è l'appiattimento. Ma basta pensare a un particolare che può sembrare, da noi potremmo ridere, ma è un particolare preoccupante. Nella zona intorno a Teheran esiste una zona collinare che è una zona molto bella, cioè esistono boschi, esistono laghetti, e logicamente i giovani cercano di andare a questi laghetti, cercano di farsi il bagno, siccome possono farlo, vanno assieme ragazzi e ragazze, i Pasdaran, guardiani della rivoluzione, si sono organizzati per creare delle squadre per impedire che questi ragazzi vadano a fare il bagno, portino il costume, perché trovano scandaloso per la religione. Perciò loro hanno mobilitato migliaia di persone che vanno alla caccia di ragazzini che vanno a fare il tuffo dentro i laghi perché li possono essere visti dalle donne, perché questo è scandaloso per la loro religione. E naturalmente i Taliban sfrattano i soccorsi dell'Unione Europea e l'Unione Europea taglia i fondi. In un vero e proprio esodo, quasi tutti gli operatori umanitari stranieri operanti a Kabul hanno abbandonato ieri la capitale dell'Afghanistan, questo dal Gazzettino del 21 luglio, di pochi giorni fa, in seguito all'ultimato impartito loro dal regime dei Taliban, che sono i preti musulmani fanatici e studenti di teologia coranica, che controllano col pugno di ferro l'85% del paese. 200 persone di 38 agenzie, le cui sedi erano del resto state chiuse da giorni dai miliziani integralisti. I 200 avrebbero dovuto finire una zona pericolosa, disastrata, semidiroccata, hanno formato un convoglio di veicoli diretti in Pakistan, con le conseguenze inimmaginabili per le 750.000 persone che ancora risiedono a Kabul e che in larga parte riescono a sopravvivere proprio solo grazie agli aiuti stranieri. E così si costruisce la miseria, si costruisce la distruzione del futuro. Esatto, beh, agganciandoci sul discorso, io avevo accennato in una trasmissione precedente di un libro su Madre Teresa di Calcutta. Il libro mi è arrivato, io l'ho soltanto sfogliato, però dà già alcune informazioni interessanti. E questo libro su Madre Teresa di Calcutta dimostra anche chiaramente come si costruiscono i miti, le menzogne.
su cui si usa la miseria. Ad esempio, c'è una bella foto in cui si vede la povera madre Teresa di Calcutta afflitta, con di fianco un uomo molto simpatico che la stringe al braccio e dice di poveri. Benissimo, questa foto è un fotomontaggio e la madre Teresa di Calcutta si era prestata perché aveva ricevuto in dono $10,000. E di conseguenza, siccome era troppo impegnativo cercare i poveri, hanno fatto la foto e poi dietro ci hanno messo i poveri per far dimostrare che loro erano attivi nella povertà. Un'altra foto che dovrebbe far pensare è la presenza, ad esempio, di Madre Teresa di Calcutta a Bhopal. A Bhopal, per chi se l'ha dimenticato, ci fu una fuga di sostanze... Di ossina e altre. Di tutta una serie di sostanze tossiche, non nocive, ma velenose e mortali, che portarono alla morte di migliaia di persone, nella città di altre migliaia di persone. Benissimo, Madre Teresa di Calcutta trovò normale bene andare ad aiutare le persone, però la fabbrica poteva benissimo rimanere lì a produrre e andare avanti tranquillamente. Cioè se io devo affrontare il problema, cerco di rimuovere la fonte. Rimuovere le cause e non gli effetti. Invece cosa fanno i cristiani? Mantengono le cause che producono effetti di miseria. Agiscono sugli effetti di miseria per fare propaganda. E le cause che costruiscono la miseria vengono da loro alimentate. Ecco, faccio un esempio molto molto stupido che forse può dare un'idea di come si devono rimuovere certi comportamenti. Uno dice, è un esempio stupido. Bene, la responsabile di Bhopal era un'azienda che si chiamava Union Carbide. Benissimo, l'Union Carbide produce anche le batterie per gli orologi. Non so se le batterie a piastra. Benissimo, io quando ho scoperto che l'Union Carbide produceva le batterie per orologi, ho passato gli orologi meccanici. Cioè, questo qua è un piccolo comportamento, che uno dice, beh, è una battuta, però è un piccolo comportamento in cui denota chiaramente che se un'azienda compie un qualcosa in questo senso e diventa nociva, bene, io quello che posso fare, non posso andare in India, non ci sono, però do il mio contributo affinché quella produzione venga a sparire. E non mi accontento di dire, vabbè, tanto se muoiono gli indiani, no, perché questo punto significa chiaramente non essere responsabili verso non solo i propri sino, ma anche verso il mondo. Cioè, che senso ha produrre qualcosa che sia di nocivo, qualcosa che sia tossico, qualcosa che sia pericoloso? Ai cristiani va bene, Madre Teresa di Calcutta è ben contenta che ad esempio migliaia di persone muoiono perché escono i fumi velenosi, escono sostanze tossiche dalle industrie chimiche. Perché dopo lei può benissimo andare sui giornali, fa bella figura, perché se lei fosse un ambiente in cui le cose funzionano, chi gli darebbe i soldi? Difatti c'è un'altra bella foto, sempre su questo libro che si chiama appunto la The Mission and Position, Madre Teresa in teoria e in pratica, in cui si vede chiaramente Madre Teresa ad esempio a contatto con i più grandi uomini delle mass media per ottenere consenso e pubblicità. Ce n'è un'altra foto in cui gli dimostra chiaramente che il suo aiuto è soltanto un aiuto finalizzato ad appagare propaganda. Cioè, c'è qui una foto in cui c'è un povero disgraziato lì in ginocchio, affamato, disperato, che accarezza la madre di Teresa di Calcutta. E lei non guarda questo poveraccio, lei guarda dritto nell'obiettivo per venire bene nella foto. Infatti l'autore dice chiaramente che probabilmente fa Madre Teresa di Calcutta è una detta alle pubbliche relazioni che funziona, che lavora molto bene per il meccanismo della Chiesa Cattolica. Ricordate che è amica di quell'assassino terrorista che è il Cardinale Laghi, è responsabile di migliaia e migliaia di omicidi. Ricordatevi poi che la responsabilità non è soltanto di chi preme una pistola alla tempia, ma anche di chi costruisce le condizioni affinché uno prema la pistola alla tempia. Ricordiamoci sempre questo principio, perché se dimentichiamo questo principio, dimentichiamo di guardare in faccia al mondo. Se noi non riusciamo a guardare in faccia al mondo, siamo già morti prima ancora di iniziare a camminare. Ecco, perciò io voglio ricordare appunto questo libro che è Christopher Hitchens, The Missionary Position, Madre Teresa in teoria e in pratica. E questo è un libro che trovate soltanto, e io non, per quanto abbia cercato in giro, non l'ho mai trovato. Lo trovate soltanto nella libreria Sottomondo, inviato il Pada 11 a Treviso, ed è un libro che io consiglio perché va a demistificare tutta una pubblicità, tutta una campagna che è stata costruita, tutta una falsità, tutta un'informazione che non esiste. Sì, dimmi, dai. Grazie, buongiorno ancora. Sto Alessandro, ancora Vicenza. Ma vuol dire che Teresa di Calcutta trova i scheli di Bacani, poi qui la vita serena, perché qui i Giosanà rispettano chi porta a mangiare da tutte le parti, e invece qui così contadini semplici, lui gli ha locale e basta, e in realtà i bacani che sta meglio in politica, in giustizia, soprattutto che c'è la razza bacania soprattutto, quindi chi le schiera il Papa, i Vescovi, i patrini lassù, la situazione nazionale e internazionale, perché gli stucca la testa ai piccoli, gli stucca la testa locale, gli stucca la testa
a qui che giovani semplici gli fanno le cose, tutti queste cose. Ma dicevo, qui si può parlare, qui si parla, qui si promette. Promette dopo, invece che c'è lo schifo, ecco, questi discorsi, sì, bacano, è bacano, se quelli si rispettano là, mentre fa monopolio, fa necessità, e costruisce bisogno, e fa quello che sia politica. E non è giusto, ma che qua in Italia siamo tutti quanti ambi, non è giusto che quel che serve e sia preso di parole. Ciao. 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 Io volevo dare anche esempio, visto che... su parlare di un argomento. Abbiamo accennato molte volte alla tematica che si dice della creazione, che tra l'altro la creazione non è esistita. Ciao. Oh, ciao. Ciao. Ciao Claudio. Ciao, ciao Francesco. Ciao. Allora, rimuovere le cause, prima parlavate di Bhopal, di quella società americana, sì, che ha fatto quello che ha fatto. Appunto, rimuovere le cause, anche per esempio io direi il fatto della droga, e di metterla in farmacia, di venderla, cioè di passarla in un modo legale. È l'unica soluzione per battere il crimine internazionale. Perché la stragrande maggioranza dei tossicodipendenti non sono certamente quelli che i soldi li hanno, perché sono anche quelli che la trafficano. Per esempio, leggevo su un settimanale che hanno chiuso una banca a Monte Carlo, il cui maggior azionista era il signor Vittorio Emanuele di Savoia. Era una banca che riciclava i soldi provenienti da questo mercato, e l'hanno chiusa. E poi in televisione ho visto il nipote, sempre di questo personaggio, accusato dagli spacciatori di essere il loro fornitore, sarebbe il figlio della sorella. Quindi perché questi tossicodipendenti alla fine vengono, sono stati indotti o persuasi con l'inganno, magari approfittando, non so, di un malessere o di un disagio, a farne uso le prime volte e gratuitamente, e poi si sa come va a finire. Cioè, io credo che sia molto difficile che i farmacisti vadano in giro a fare i rappresentanti della droga, e quindi questi ultimi, cioè, solo in questo modo si può poner fine, per mettere fine al mercato clandestino, e in questo modo si andrà esaurendosi gradualmente. Sì, e quindi ci sarà anche l'eliminazione della criminalità. Cioè, non voler comprendere questo significa stare dalla parte dei grandi capitali, della finanza internazionale e degli interessi forti. Vabbè, qua ti dico due parole io. Sì. Ok. Poi, dai, dimmi. E stesso discorso vale anche, se mi permetti, per la prostituzione, si deve colpire lo sfruttamento, soprattutto illegale, insomma, cioè, bisogna colpire il giusto obiettivo e non l'ultimo anello della catena, altrimenti questa è vigliaccheria, porca miseria. Pronto? Sì, sento. Poi posso intervenire dopo con tutt'altro discorso. A proposito, perché sentivo il discorso di Francesco sui contadini del Medioevo, che non gli andava di lavorare all'alba e tramonto, quindi e quindi poi da qui siamo arrivati all'Inquisizione e a tutti questi scherzi, insomma, gentili. E appunto volevo parlare di una rivolta di schiavi, che però questa è successa a Roma nel 73 avanti Cristo. Ce ne furono più di una. Sì, quella degli allievi di una scuola di gladiatori, da quello Spartaco. Hanno nominato Spartaco. Sì. E poi cosa è successo? Che praticamente, cioè, erano 70.000 schiavi, mi pare. Sì. Che erano, sì. E questi qui per 2 anni sono riusciti a tenere in scacco le forze della penisola italica, finché dopo si sono attardati a saccheggiare anziché andare diritti dove dovevano andare. Ah, questo è stato l'errore. Forse. Cosa?
Forse avevano fame? No, no, avevano la mentalità del saccheggio, no? Mentre Spartaco li spingeva per arrivare all'obiettivo, cioè passare in Dalmazia, sì, loro invece si attardavano a saccheggiare, così è arrivata la cavalleria e li ha spazzati via. Se arrivavano in Dalmazia probabilmente avevano appoggio anche delle popolazioni. Ho capito. Era un esercito ben addestrato, non era l'ultimo, sì, solo che mancavano di mentalità, no? Ho capito. Allora io metto giù e ti ascolto? Sì, sulla droga parlerò un pochino. Sì, anche, va bene, se vuoi proseguire un po' il discorso di Spartaco. Sì, va bene, sono poche cose su Spartaco. Sì, beh, c'è stata una repressione tremenda comunque. Eh beh sì, li hanno ammazzati tutti, figuriamoci. Sì, lo Stato è sempre lo Stato, eh. Lo Stato è sempre lo Stato. Sì, sì. Cioè, beh, diciamo la legge sì, è sempre così, quando esiste un'organizzazione statale. Cioè anche perché non... poi dal capo a Roma c'è stato, insomma, c'era, li hanno messi lì in palazzo. Li hanno crocifissi, sì, la pena per lo schiavo ribelle era la crocifissione. Sì, erano qua, dunque 6.000 li hanno presi, gli altri da 200 km dal capo a Roma, crocifissi a monito. Esatto. Pesi tutti quanti, sì? Sì, è una cosa. Va bene. Allora io vi ascolto e poi intervengo dopo perché vi faccio un'altra domanda. Va bene. Cioè, se mi permette. Sì, certo, figurati. Certo. Va bene. E com'è? Via Tolpada numero la libertà? Via Tolpada numero 11. Ah, bene. Ok. Vi ascolto. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Andate a telefonare prima di rispondere. Pronto? Buongiorno Marco. Ciao Marco. Un paio di riflessioni. Allora, parlavate di Nerone prima, no? Sì, sì, qualcosetta così, eccetera. A me piacerebbe, per esempio, che il modo così di diffondere e di insegnare anche la storia, no? Si limitassero spesso a dare notizie senza commentarle. Cioè, per esempio, un piccolo così esempio. Quando si dice di Nerone, no? Non so, dire da quando ha regnato, da quando, insomma, però per esempio, siccome io so che i cristiani spesso, no, dopo, visto che hanno contribuito certamente alla decadenza e anche alla distruzione dell'impero romano, e dopo loro naturalmente i vari imperatori venivano giudicati a seconda se erano favorevoli o no all'espansione della religione cristiana, senza tener conto invece di quella che era stata la grandezza e anche l'acume politico di certi imperatori. Quindi hanno fatto quello che hanno voluto, hanno dato, e soprattutto poi nella storia si sono tramandate queste cose che volevano, insomma, che nella storia si insegnasse, lo sappiamo che la storia l'ha scritta chi ha vinto, no? E certamente non chi ha perso. E i cristiani hanno influenzato tantissimo, secondo me, certe anche prese di posizione verso certi imperatori sono stati definiti buoni o cattivi. Per esempio mi viene in mente Giuliano l'Apostata, che chi ha studiato e lo conosce bene è stato un imperatore di una grandezza, era un filosofo, era dal punto di vista politico, dal punto di vista dello sì, Stato. Erano, poi anche addirittura non hanno fatto giustizia di quella che era veramente la grandezza di certi personaggi, li hanno distrutti a seconda se questi si opponevano all'espansione delle... Allora, Marco, sì, non devi mai dimenticare i punti di riferimento, mi senti? Sì, sì, ti sento. Allora, per un cristiano il punto di riferimento è il Dio e il suo essere cristiano. Tutto ciò che favorisce l'espansione del cristianesimo e del suo essere cristiano è bene, tutto il resto è malvagità. Sì, sì. Per invece lo Stato, per un'organizzazione sociale, tutto ciò che favorisce l'organizzazione sociale è bene, il resto è male. Allora, se io guardo la storia di Roma dal punto di vista della società romana, do un giudizio. Se guardo invece dal punto di vista del cristiano, do un altro giudizio. Certo. E naturalmente costruisco sopra questo. Sì, sì. Però tu sai che, per esempio, moltissima della letteratura, moltissime di reperti, tutto quello che è stato anche elaborato, è stato trascritto, tradotto attraverso anche, non so, i vari monasteri, dopo tutti i lavori che si facevano all'interno anche di quei conventi, tu sai quanto è stata influenzata
quella storia che conosciamo noi oggi è stata influenzata da chi, sì, da chi è stata falsificata, è anche falsificata, ma io ci credo a questo, perché naturalmente chi avevano un interesse grandissimo loro a manipolare queste cose e a scriverle a seconda del loro interesse, e un po' alla volta queste cose vengono fuori. Ci sono queste revisioni storiche che sarebbe bene che... Sì, beh, basta, citavo prima Salcesso e Porfirio, delle sue loro opere conosciamo, li conosciamo perché sono state citate in opere contro Salcesso e Porfirio, altrimenti dei loro libri non sarebbe rimasto più nulla di Salcesso e Porfirio. Certo, stesso. Senza contare che è giustissimo quello che avete detto anche voi, che tutto ciò che non andava bene per loro, prendevano, distruggevano tutto, quindi da una parte si dicono, si vogliono proclamare... che hanno salvato tantissime opere, tantissime cose che hanno un valore inestimabile, letterario, filosofico, eccetera. Dall'altra parte però ne hanno distrutte altrettante, perché a loro non andava bene, in quanto perseguivano certamente attraverso la diffusione del cristianesimo a impadronirsi sempre di più del potere. Che poi io mi chiedo, va bene, al tempo di Roma, guarda, sicuramente i cristiani... Io ti faccio un esempio. Sì. C'è un autore italiano che si chiama Salvatore Natoli. Non so se qualcuno l'ha sentito. Ecco, lui ha scritto un libro che si chiamava I Novi Pagani, che non era un libro granché, cioè io l'ho leggiucchiato, non è che fosse grande tematica, benissimo. Siccome aveva fatto un libro che si chiamava I Novi Pagani, se dove è andato a finire a collaborare con questo giornalista? Sì. L'hanno chiamato all'Avvenire, il giornale della CEI. Perché? Perché fa comodo, adesso dentro là lo fanno, gli fanno fare quello che vogliono loro. E infatti, spesso che addirittura io ho recuperato un suo libretto con gli interventi fatti appunto su Avvenire, in cui c'è addirittura un capitolo che si chiama Paganesimo, e su questo qua dice che ad esempio va a citare in positivo la Chiesa e va a citare in positivo il Cardinale Martini. Ecco, vedi un po'. Poi ecco, vabbè, Marco. Un'altra riflessione veloce e poi vi lascio. L'altro giorno era venerdì, sul Gazzettino, quindi chi vuole controllare se quello che dico è vero lo può fare, quindi Gazzettino di venerdì della settimana scorsa, e quindi quasi di una settimana fa, un articoletto piccolino in penso che sia stato in sesta, settima pagina, riportava che il Tribunale di Venezia ha condannato allora un funzionario di banca, un impiegato l'hai letto? Un prete per materiale pornografico. E anche un prete. Sì, ma a parte così, insomma, vorrei dire questa cosa che sembra quasi, sembrano chiacchiere proprio da donnette, no? E il discorso è questo, e la mia riflessione è stata questa. Se non avessimo almeno un briciolo di giustizia, con tanto di tribunali che funzionano, eccetera, in Italia, adesso come adesso, chi è che avrebbe il coraggio? Ti faccio notare che la segnalazione della denuncia è arrivata dalla Spagna. Sì, infatti. Non è stata fatta in Italia. Beh, ecco, pensa un po'. Tanto per essere chiari. Sì, è vero questo. Specialmente con i magistrati di Venezia. Sì, ma poi, ecco, adesso prendo insomma sto caso che forse non è neanche il più eclatante, ma vediamo anche in tante altre parti, in tanti altri stati, eccetera, che moltissimi sacerdoti non sono più guardati in faccia per i loro crimini che fanno, perché sono crimini anche quelli, e vengono condannati. Beh, va bene che poi in galera ne vedi pochissimi o quasi nessuno, e là, beh, non si parla solo di sacerdoti, ma anche di vescovi e di cardinali. Ecco, e allora io dico, perché questa pulizia non avviene invece? Quello che mi fa schifo a me, perché bisogna sempre aspettare l'intervento della magistratura. Perché questa è l'indicazione del loro maestro fondatore. Perché questa pulizia, è questo che mi dà fastidio, perché questa pulizia non avviene dall'interno della Chiesa. Perché questa è indicazione del loro fondatore, vuol dire distruggere la base del cristianesimo. Vabbè, vi saluto, ciao. Ciao. Buongiorno. Ciao. Cioè, mettiamoci chiaro una cosa. Quando si fa un'affermazione, no, tipo quella che fa Marco adesso, dicendo perché non fanno pulizia, cioè perché, per esempio, Wojtyla, quando è stato a Vienna, non ha detto il cardinale Göhr è un porco, cacciamolo via dalla chiesa e scomunichiamolo. No, ha scomunicato quello di Silon, che ha detto forse la Madonna non era proprio vergine. Quello è stato cacciato via, dopo è stato ripreso perché ha rettificato, eccetera. Ma quello che ha stuprato seminaristi non lo ha cacciato via. Perché? Perché mettere in discussione la verginità della Madonna è contro un dogma cattolico, per cui andava cacciato via. Non prendo telefonata per qualche minuto, portate un attimo di pazienza, dopo le riprendo subito. Mentre invece quello che ha stuprato bambini, siccome è a immagine e somiglianza del fare del Gesù di Nazareth, del suo fondatore, come descritto in Vangeli ufficiali, perché è inutile che venite a raccontarmi puttanate dicendo no, non vuole dire quella cosa. No, vuole dire quello che dico io.
quello che dico io è la verità, ed è tanto vero quello che dico io che quando Wojtyla si trova davanti a quei casi si comporta nel modo in cui io dico, per cui io ho ragione. Quelli che pensano invece che il Gesù dei Magistrati Ufficiali non sia un pederasta, ma non è vero quello che dico io, sta mentendo, mente, perché io dico il vero e lo dimostra Wojtyla con i suoi atteggiamenti. Questo è, perché se lui caccia via Girl, condanna il Gesù di Nazareth, condanna tutto il cristianesimo. Ricordatevelo questo. Cioè non è una cazzata dire caccio via il stupratore, ma distruggo la base del cristianesimo. Perché se una sola parola del Gesù di Nazareth nei Vangeli non è vera, tutti i Vangeli non sono veri, perché quello è Dio fatto uomo. Cioè è la parola del Dio creatore, vi rendete conto? Cioè il Dio creatore che parla, che stupra bambini, che dice lasciate che i bambinelli vengano a me. Cioè questo voi non vi state rendendo conto cosa vuol dire? Sì, no, infatti ecco, per fare uno semplice citazione che può inquadrare. Tutto quello che nel cristianesimo viene tolto, se gli impedisce di bruciare le persone sul rovo, va annientato e va distrutto. Cioè non è possibile pensare che all'interno della Chiesa Cattolica esista qualcuno che faccia opposizione all'Inquisizione, perché l'Inquisizione è nel loro animo, nel loro spirito, è il loro Dio che gliela comanda. E poi ci sono sempre altre persone che sono sempre opposte. E sono perseguite. Voglio citare un particolare che io neanche io conoscevo, che viene da una rivista belga. Nel 1520 a Piacenza in Italia il giurista Gianfrancesco Ponzi Nibbio si insorge contro i processi di stregoneria in una ricostruzione stampata e diffusa. Nel 1523 il dovrà rispondere all'inquisitore di Spina, cioè solo per avere come giurista, neanche fatto stregoneria o fatto chissà che, aver elaborato un documento che contestava i processi di stregoneria, questo qua è stato sottoposto all'Inquisizione. Cioè, questo dimostra chiaramente che anche quando c'è una confutazione che è razionale, che è logica, che si rifà ai principi di giustizia, per i monoteisti, per tutti quanti i monoteisti, che sono ebrei, musulmani, cristiani, questo non è accettabile, perché se loro hanno deciso che l'Inquisizione ha senso e bruciare le persone è una cosa positiva, che riscalda il cuore del loro Dio, lo fanno, perciò anche i principi giuridici vanno distrutti, vanno annientati e vanno perseguitate le persone che affermano un principio di giustizia. Vi ricordo che la Corte di Cassazione francese, prima della Rivoluzione francese, non prendo telefonato per qualche secondo ancora, dovete cacciare via tutti quei magistrati che non accettavano il ricorso obbligatorio per i condannati di stregoneria. Ricordatevelo bene questo, eh? Solo in questo modo sono andati a morire i processi. No, voglio dare una risposta per quanto riguarda la droga, che è abbastanza importante. L'amica prima, parlando della droga, ha fatto un'osservazione, scusate, molto seria. Nel senso questo, se il problema della droga è il nostro problema principale, noi dobbiamo muoversi, cioè la società deve muoversi per eliminare quel problema. Questo è importante. Se invece il problema della droga non è importante, ma è importante che ci sia un allarme sociale indirizzato in un certo modo, cioè diciamo c'è un allarme sociale per i drogati, per cui tutto il resto può passare, tutte le cose possono, allora non si fa altro che alimentare quel mercato. C'è un solo modo per far sparire il problema eroina, ed è questo, liberalizzarla e venderla nelle farmacie. Cosa si fa questo? Si impedisce praticamente, ogni eroinomane ha la sua dose a disposizione, non va a riempire nuova gente di eroina, cioè si toglie quella criminalità, praticamente non va più a borseggiare le persone, non va più a fare le piccole rapine, non va più a fare lo spaccio a delinquere, può essere controllato. E si toglie via anche il gusto del proibito. Si toglie via il gusto del proibito. E si elimina la situazione un po' alla volta. Cos'è invece? È che il sistema sociale in cui viviamo ha bisogno degli eroinomani, ha bisogno che le vecchiette vengano borseggiate, ha bisogno che il pazzo eroinomane vada a stuprare il bambino, cioè ha bisogno di questa malavita, di questo terrore, di questo orrore, perché su questo può alimentarsi, può indicare a dito, può fare il titolone nei giornali, e ci sono migliaia e migliaia e migliaia di persone che vivono su questo fare che dovrebbero essere riciclate. Questo lo Stato non può impedirlo. La smorfia che avete visto fare a Scalfaro, quando il procuratore generale della Repubblica ha detto che l'unico modo per eliminare la droga bisogna liberalizzarla, questo è il procuratore generale della Cassazione della Repubblica che lo ha detto, Scalfaro ha fatto la smorfia che è stata esaltata, guarda caso, da chi gestisce le comunità di recupero del tossico, che bravo che è stato Scalfaro. Cioè in realtà è necessario che la droga venga spacciata in quel modo,
Dopo, naturalmente, la grande operazione di polizia ha fermato il trafficante e questo fatto, ne abbiamo arrestato 5.000, 60.000, cioè, e naturalmente dopo un po' di anni vengono rimessi in circolo perché devono continuare a spacciarci. Cioè, il circolo deve continuare ad essere alimentato perché è necessario socialmente fare questo. E questa è un'operazione da cristiani. L'unico modo per eliminare l'eroina, per eliminare il problema e tutto l'impatto sociale che c'è, è quello di liberalizzarla, di fare un minimo di controllo, perché chiaramente non è che puoi darla via così, e nello stesso tempo eliminare quello che è l'impatto sociale. Dopodiché da qui a 30 anni, da qui a 40 anni, quando c'è il cambiamento del, sì, beh, basta del pensare, ti faccio un piccolo inciso, basta pensare all'aborto, che da quando c'è l'aborto gli aborti sono diminuiti, esatto. Sono dimezzati, esatto. Perché? Perché c'era una situazione precedente esasperata dalla Chiesa Cattolica con le loro manie, adesso che la cosa è entrata anche in un concetto di educazione sessuale, di vivere la sessualità in maniera diversa e non più legata a un Dio, i problemi si sono risolti e di conseguenza, sapendo che esiste questa possibilità, le persone sono più responsabili. Sì. Ciao, dimmi. Ah, ma non volevo interrompere, però. Era una mia curiosità personale, purtroppo questa volta faccio l'egoista. Desideravo sapere il vostro punto di vista sulla, chiamiamola dottrina, il messaggio, come volete voi, di Osho. Sicuramente lo conoscete. Raunesh. Sì, esatto. Cioè, la vostra posizione qual è nei confronti di questo signore? Che purtroppo non è più, non c'è più fa. Sì. Ecco, tutto qua. Grazie. Ciao. Allora, io ho letto qualcosina. Credo aver letto la dottrina rivelata. No, Osho ha dichiarato, l'Italia sarà distrutta dal cattolicesimo, l'ha dichiarato, questo va a suo merito, uno dei pochi meriti che comunque c'ha. Secondo me ha una particolarità, quella di aver portato alcuni effetti dell'induismo, cioè alcune determinazioni induistiche all'interno del pensiero occidentale. Detto questo, a me tutto quello che sono gli arancioni non me ne frega assolutamente niente, cioè non ho nessunissima posizione perché non ho né da scontrarmi con loro, non li ritengo importanti e non ritengo che l'operazione che abbiano fatto, viste le varie cose che hanno fatto socialmente, le ritengo importanti. Dopodiché trasferire alcuni però elementi dell'induismo nel pensiero occidentale secondo me è stata una cosa importantissima, però siccome è rimasta lì, cioè è rimasta finalizzata a quello, moltissime persone che hanno seguito, anziché continuare la strada, cioè anziché sviluppare se stesse, sono finite per distruggere se stesse. Cioè, io ricordo benissimo un tale che adesso non mi ricordo più il nome, che è stato ammazzato in Sicilia, non me lo ricordo più, della sinistra extraparlamentare di Trento, un amico di Renato Curcio, mi ricordo, e non mi ricordo più chi è stato, che anche lui era arrivato a fare quell'operazione. Scusate un po' di ritardo. Mantengo 10 minuti? Sì, va bene. Dopo metto un po' di pubblicità, d'accordo. Va bene, grazie. E praticamente anche lui è andato a fare una comunità per recupero tossicodipendenti e tutte queste menate con la mafia. Cioè, il problema è che manca di controllo, la persona manca di controllo. E questo a me che mi scoccia moltissimo. Cioè, la persona non è padrona di se stessa, ma è sempre dipendente da qualcos'altro, anche dal maestro, dal respiro del mondo, da tante cose che gli sono estranee, di tutto quello che vuole. Osho aveva detto alcune cose che erano simpatiche, tipo ad esempio aveva detto che reputava criminale Gesù Cristo perché aveva trasformato dell'ottima acqua in vino, che poteva essere anche dannosa alla salute. Prendo le telefonate, due minuti solo. Può anche prendere tranquillamente. E poi Osho aveva anche dichiarato una cosa che era veramente era utile, ha detto l'Italia è stata distrutta dal cattolicesimo e di conseguenza la degradazione che c'è, l'abbandono che c'è è un problema dovuto proprio al cattolicesimo che c'è stato, cioè nel senso non che era insito nella popolazione, ma la popolazione è stata sottomessa e annientata dal mondo del cattolicesimo. Poi per il discorso di Osho si può fare l'esempio che io farei, l'esempio di una fiaba di La Fontaine che parlava dell'asino e delle reliquie. Un asino trasportava delle reliquie che erano sante e tutta la gente venerava queste reliquie. L'asino era talmente stupido che pensava che la venerazione fosse fatta per lui e non per quello che trasportava. Di conseguenza lui è stato uno che ha trasportato delle cose di cui non era del tutto, non percepiva del tutto l'importanza della realtà. Comunque ha avuto uno scopo di trasportare qualcosa. Sì. È in diretta? È in diretta, anche tu sei in diretta in questo momento. Va bene. Senti, io diciamo così, il mio atteggiamento nei confronti della religione è sempre stato di proprio non me ne è mai fregato niente. E quindi me ne sono sempre difesa, diciamo così, quando è stato necessario.
Quello che non, perché però ho capito con il tempo, è che evidentemente se da quando si sono alzati dalle quattro zampe gli uomini hanno adorato qualcosa, hanno venerato qualcosa, evidentemente hanno bisogno di questa cosa qua. Ecco, cosa gli dai tu in cambio quando hai distrutto una religione? Un'altra religione, probabilmente. No, no, assolutamente. Eh? No. No, non tua, ma per esempio questa qua cattolica verrà sostituita probabilmente dalla sì. musulmana. No, dal paganesimo. Eh? Dal scusa, paganesimo. Ma, sai, questa radio io la sento proprio per modo di... Dal paganesimo. Eh? Verrà sostituita dal paganesimo. Ah sì, vabbè, insomma. Paganesimo evidentemente non soddisfaceva i romani in quanto si sono buttati sul cristianesimo. No, cioè ci vuole una la, diciamo è una, sempre una religione più vitale di quella precedente. Il paganesimo è più vitale del cristianesimo, voglia. Il fatto che resistono 2000 tu hai detto, scusa Francesco, tu hai detto adorare qualcosa, no? Sì. Ecco, il termine adorare tu lo conosci come mettersi in ginocchio e adorare qualcosa, giusto? Lo conosci in questi termini. Sì, sì. Ma in latino adorare sta per ad, cioè verso, no? E orare, parlare, cioè parlare a qualcuno. Io adesso sto parlando a te, ti sto adorando. Mm. Allora, se io uso il termine con cui tu conosci il termine adorare, ha un significato di distruzione della persona. Se tu invece usi il termine come lo uso io, adorare, cioè dal punto di vista del pagano, non c'è distruzione della persona. Cioè non sono semplici le cose. Il fatto è che come viene usato dalla gente normale, quell'altro se... Ma si cambia un po' alla volta, sai. Si cambia un po' alla volta. Sì. Va bene, faccio gli auguri. Grazie. Ciao. Sì, fammene tanti auguri, perché dei matti come noi altri che ne sei ben pochi in giro. Sì, no, ma difatti, il discorso che è diverso. I monoteisti sono sempre con un riferimento che è esterno, cioè loro prendono le persone, le considerano vuote e di conseguenza hanno bisogno di mettergli qualcosa sopra, di attaccarli in qualcosa sopra, di circondarle. I pagani dicono no, le persone possono, hanno all'interno, ogni persona, tutte le persone, hanno delle possibilità, delle potenzialità, degli elementi, degli attrezzi che gli permettono di interagire con il mondo che li circonda. In base a quello che noi facciamo, possiamo determinare una situazione diversa. I monoteisti sanno questo, di conseguenza vanno a determinare le cose, cioè nel senso che il negativo che loro vanno a generare non è una solo manifestazione, è la realtà della loro essenza, cioè nel senso che non si può dire che esiste un Dio buono e c'è una cattiva applicazione, no, perché la cattiva applicazione è il Dio dei cristiani che si manifesta. C'è una continuità, non c'è una soluzione, cioè non c'è un'interruzione. Non possiamo dire esiste un cristianesimo che è là e poi c'è un'applicazione sbagliata, no, perché l'applicazione è il cristianesimo, cioè è il monoteismo. Invece per noi pagani diciamo chiaramente che tutto quanto appunto avendo un valore, ma avendo questo valore che è intrinseco nell'uomo, intrinseco nel mondo, cioè noi non diciamo che il mondo è creato, non diciamo che è generato, diciamo che il mondo ha un valore, ha una sua vita, ha una sua potenza, ha un suo valore. E noi diciamo che gli uomini hanno all'interno di loro una loro potenza, che possono utilizzarla o non utilizzarla. E loro, sta loro a creare questa scelta. Logicamente meno persone saranno responsabili di quello che sono e più il mondo andrà male, perché è un discorso anche quantitativo di contributo di energie e anche un contributo tipo di costruzione, perché se io tendo a costruire e ci sono 10 che tendono a demolire, c'è un rapporto di forza che mi impedisce di costruire. Allora, perché noi facciamo un'opera di demolizione? Perché dobbiamo demolire l'intenzione di quelle persone che vogliono demolire, che vogliono costruire. Cioè noi non possiamo pretendere di edificare sul nulla, noi dobbiamo partire dalla cancellazione di chi impedisce di edificare. Perciò il nostro è un attacco, noi non andiamo a proporre una religione, noi andiamo a proporre delle possibilità, delle vie che tutti possono percorrere, cioè non è che noi diciamo noi tu sei pagano... una religione di verità, imponiamo un credo di libertà, cioè proponiamo un credo di libertà, è sempre un religious perché lega il mondo, però non è la religione di verità che sottomette, cioè noi siamo antagonisti a ogni religione di verità. Sì, nel senso che
per dare un'idea, cioè noi non siamo quelli che dicono dovete scegliere tra il mondo e Dio, tra il sopra e il sotto, noi diciamo che le cose vanno avanti, cioè nel senso i monoteisti dicono sempre devi rinunciare a qualcosa, devi assolutamente rinunciare a questo perché il Dio dei cristiani è superiore, perché il Dio dei musulmani è superiore, perché il Dio degli ebrei è superiore, non è vero, noi questo diciamo non è vero, cioè tu puoi benissimo rinunciare a una qualcosa in quel momento, ma quella cosa ti servirà ancora. Facciamo un esempio concreto nella mitologia. L'abbiamo citato diverse volte, il discorso ad esempio del nome di Atene. Gli ateniesi dovevano dare nome alla città e chiesero alla divinità di fare un dono più utile alla città. Benissimo, gli ateniesi accettarono da Atene l'ulivo, però quando Poseidone fece il loro dono non lo rifiutarono mica. Loro dicono, noi di questa divinità avremmo ancora bisogno. E cosa fecero? Cancellarono addirittura dal calendario il giorno in cui Poseidone era stato sconfitto. Perché dicevano, di questa divinità noi non possiamo rinunciare, ma ne avremo bisogno in futuro. Perciò... Sì, ancora, dimmi. Pronti, buongiorno ancora, sono Alessandro ancora Vicenza. Vuol dire che il cristianesimo insegna alla gente, al popolo, insegna a odiare. Odiare un qualcosa. Noi abbiamo bisogno anche di questo, anche di odiare abbiamo bisogno. Ma sento che voi altri proponete il paganesimo oppure altre religioni, ma io penso che la gente sia libera prima di interpretare a casa sua le varie voci per trasformarle nel mondo che viviamo, cioè noi altri viviamo qui e non vogliamo essere tanto disturbati. Certamente che la compatta vivenza che c'è fra una regione e l'altra sconvolge la gente perché è costretta a pensare all'infuori di quello che era il suo limite, la sua personalità. Gli altri devono pensare per il sostentamento, devono pensare per difendersi dalle leggi nazionali che sono un'infinità, devono pensare per la cultura dei nostri giovani, per l'intraprendenza della nostra gente. Ma noi diciamo che non devi pensare anche agli altri, devi pensare a te stesso soprattutto. Ma quando noi pensiamo per noi, è come pensassimo per gli altri, perché il nostro tessuto... Tanto comincia a pensare per te stesso, se sei libero... Non è possibile perché il figlio più giovane ha contatto con i suoi giovani, quello più giovane ancora ha contatto con i giovani... Ma non ti devi preoccupare degli altri, devi preoccuparti di te stesso. Ma non è vero, io perché c'è la responsabilità. Devi preoccuparti di quello che dici, di quello che affermi. Cioè, esiste anche la tutela della famiglia, cioè il capo famiglia, il capo clan, il capo paese, il capo città, se non sei capo della famiglia devi pensare che sei un uomo, devi pensare che sei una persona. Ma noi che siamo vecchi, che abbiamo tanta... Non devi dire noi altri, devi dire io. Noi siamo vecchi, che abbiamo così tante responsabilità. Noi pensiamo che dobbiamo andare al cambio. Hai responsabilità verso te stesso, non verso gli altri. Non è vero, dobbiamo lasciare spazio ai giovani. Noi sappiamo che dobbiamo morire, non abbiamo risorse per vincere la morte. Credo che sia il discorso di pensare a noi stessi per egoismo, per questo per quello che vogliamo. L'egoismo costruire. Ma l'egoismo non è negativo in se stesso. No, ma sei limitato, dobbiamo costruire la vita. Chi stabilisce questi limiti? Sei te che stabilisci i limiti? No, non si costruisce i limiti, sono la morte, basta, non ci sono altri limiti. E allora qualsiasi cosa è possibile nella vita. Sì, ma però qualsiasi cosa è possibile per i giovani, no, perché i giovani devono costruire la vita. Se tu sei anziano, pensa come anziano, pensa a te stesso. Ma non è possibile pensare a te stesso. Non è possibile, scusa, non pensare a te stesso. Non abbiamo tempo, perché quando eravamo giovani, abbiamo corso. Significa che tu ti crei una schiavitù, del tempo. Una schiavitù del tempo, ma noi di giovani abbiamo corso troppo poco, non siamo riusciti a controllare tutto. Il compiangersi è la cosa peggiore, è quello di piangersi addosso, dire noi. No, piangono tutti i vecchi, perché piangono come bambini gli vecchi. E questa è la realtà dei proverbi, se noi pensiamo a noi stessi, noi tradiamo l'umanità di cui viviamo, noi viviamo con i nostri figli, con il nostro paese, con le nostre amicizie, con la nostra gente, non abbiamo una concezione universale così grande che va a modificare la società, i suoi bisogni, i suoi diritti, le sue funzioni. Sì, ce l'abbiamo, ma col voto, con lo Stato, con la ragione. Ciao. Io una volta ho parlato con un moscerino. E mi faceva un po' di tristezza perché vivevo un giorno, due giorni, non di più. E il moscerino mi ha detto, ma come, ho tutta la vita davanti. Cioè, in effetti aveva ragione lui.
è vero, cioè abbiamo sempre, in qualsiasi attimo della nostra esistenza, abbiamo davanti a noi tutta la vita. È chiaro che quello che avevamo fatto prima ci può aver costruito o meno, però anche se avessimo un solo istante da vivere, abbiamo ancora tutta la vita davanti. E abbiamo effettivamente tutta la vita davanti. E non possiamo delegare e demandare agli altri, cioè, nel senso di fare le cose o di non farle. Dobbiamo appunto pensare che dobbiamo fare le nostre cose al di là di quello che sono gli altri. Sì, e poi anche l'altro discorso che diceva sempre Alessandro, io di solito Alessandro non lo commento mai, invece stavolta è stato più interessante del solito. Cioè, il discorso anche quello di pensare agli altri. In realtà esistono due modi di pensare agli altri. Cioè fare degli altri quello che noi vogliamo, quello che noi vogliamo che loro facciano, ed è il modo di pensare del cristiano. Mentre invece noi facciamo per noi stessi, cioè noi cerchiamo di stare bene noi, perché stando bene noi sta bene l'intero sistema sociale cui noi facciamo parte. È chiaro che se noi stiamo bene saccheggiando e rubando, portando via gli altri, impedendo agli altri, è un discorso, ma questo è il fare del cristiano. Mentre se noi costruiamo noi stessi e continuiamo sempre a costruire, ad allargarci e a potenziare quello che noi siamo, tutto il sistema sociale in cui viviamo si arricchisce. Questo è importante sapere. Non è un egoismo perché io mi approprio di tutti e distruggo gli altri, è un egoismo perché al centro di quello che io faccio metto i miei interessi, però proprio perché metto i miei interessi, metto interessi del sistema sociale insieme. Vai Francesco, tranquillo. Sì, ecco, volevo aggiungere una cosa che fosse una cosa, diciamo, forse più leggera, però è più interessante, perché dà un attimino la differenza tra il discorso della concezione della creazione del monoteismo e del paganesimo. Ecco, vorrei leggervi una leggenda azteca. Gli hanno dato il titolo Dal mare il movimento. Il sole e la luna splendevano su tutto, ma erano ancora astri senza movimento. Gli dei, unici abitatori dell'universo, decisero che non era possibile continuare in quel modo. Che dei erano, se non riuscivano neppure a mettere in moto gli astri della luce, si riunirono per cercare una soluzione. Tentarono di salire uno sull'altro per arrivare a spingere i due astri, ma non erano abbastanza numerosi. Costruirono delle piramidi con lunghe gradinate, ma anche questo metodo fu inutile. Allora decisero di morire tutti insieme. Forse, in questo modo, disse il loro capo, riusciremo a mettere in moto l'universo. Li uccise il ventolo, soffocandoli quel vento violento. L'ultimo a morire fu Zaltol. Ebbe il tempo di osservare le sofferenze degli altri e pianse a lungo di fronte a tanto strazio. Continuava a ripetere, non voglio morire, non voglio morire, e piangeva. Le sue lacrime furono tali e tante che formarono dapprima un piccolo ruscello, poi un torrente, poi un fiume, e finalmente divennero un oceano immenso. A questo punto anche Zaltol morì. Il vento sacro l'aveva raggiunto e sacrificato. Ma non fu un sacrificio vano la morte di tutti gli dèi. Il sole, infatti, incominciò a specchiarsi nell'oceano immenso e il riverbero delle onde gli fece male agli occhi. Cercò di spostarsi un po' per evitare di essere ferito da tutto quel luccichio, ma dopo un po' gli occhi gli fecero di nuovo male. Continuò a spostarsi per tutto il giorno, fino a quando scomparve nell'interno stesso dell'oceano, dove trovò il sollievo delle tenebre profonde. Intanto, però, quel suo andare aveva messo in moto tutto il meccanismo del firmamento, e da quel giorno più nessuno è riuscito a fermarlo. I primi dei non erano morti per nulla. Questo dimostra, questa è una leggenda molto più bella della creazione dei cristiani, in cui dice chiaramente che anche gli dei hanno bisogno di provare la loro forza, e che se loro vogliono ottenere qualcosa come dei, non devono imporlo agli uomini, ma devono agire di prima persona, devono essere di esempio e di dimostrazione per l'uomo. Non possono chiedere all'uomo fai questo, obbedisci al mio volere, perché io voglio questo. Loro stessi avevano la percezione che quella cosa statica non fosse utile, non fosse bella, e decisero in prima persona di intervenire. Difatti, nel cristianesimo avrai sempre il Dio che ti dice, questi sono i miei comandamenti, tu mi devi obbedire, tu mi devi rispettare, tu devi fare questo perché io lo voglio. Nel paganesimo gli dèi non lo faranno mai, diranno, facciamo queste cose assieme, e se io le faccio, tu puoi benissimo condividere la mia azione o non condividerla, però io la faccio questa azione, e se l'azione che io faccio a te piace, possiamo condividerla, ma non te la potrò mai imporre. E siano sempre delle divinità che proporranno qualcosa, delle divinità che proporranno delle altre cose, dove noi potremo scegliere. E quello che comunque deve essere fondamentale è quello di non accettare un Dio che ti dice devi fare questo è la mia volontà, questo è il mio volere, questo devi fare. No, non lo devi mai accettare, lo devi sempre rifiutare. Devi sempre metterlo alla prova. Cioè, il Dio, per essere riconosciuto nel paganesimo, deve provare la sua forza, la deve dimostrare e deve essere capace di agire. Il Dio dei cristiani non è capace di agire. È capace di attribuirsi una creazione e avere il gusto, il piacere soltanto di distruggerla, perché che contributo lui dà perché qualcosa venga edificato?
dove interviene materialmente per dare un aiuto? Nella distruzione della Torre di Babele, per esempio, affinché gli uomini non possano capirsi. Sì. E là lui lavora. Nella distruzione, nel diluvio universale, perché gli uomini gli rompono le palle, secondo lui, e lui li distrugge. Sì, no, ma, oppure, non so, ma, nelle piaghe d'Egitto. Prende l'esempio della Torre di Babele. Cioè, che Dio è che ha paura che gli uomini costruiscano una torre e possano raggiungere il cielo? Cioè, da dove viene questa paura terrificante? Cioè, vuol dire che è talmente basso che potremmo arrivare con una torre. È simbolico dal punto di vista della stregoneria, sì. No? Perché gli uomini stanno diventando come Dio. Ed è materiale dal punto di vista dell'insegnamento cristiano, e se uno vuole innalzarsi, buttalo giù, non farlo strisciare nella polvere. Cioè, chiunque tenta di dare un salto al cielo deve distruggerlo. Sì, ma la cosa stessa dimostra chiaramente il contrasto che esiste tra monoteismo e politeismo. Cioè, nel senso, il Dio